Buongiorno a tutti, oggi prepariamo una tipica ricetta abruzzese, cacio e ovo, polpette di cacio e ovo. Gli ingredienti sono uova, formaggio pecorino grattugiato, mollica di pane e pane tostato, prezzemolo e pepe. Il sale non c'è perché... Il sale non lo mettiamo perché il pecorino è già di per sé saporito. Ok. Rompiamo le uova. I ingredienti ovviamente si possono poi leggere nel nostro sito le quantità, quindi le possiamo poi... Dopo io inizio a mescolare, quindi man mano diamo delle uova e mescoliamo. Non c'è una ricetta ben precisa, nel senso che iniziamo a mettere le uova e il pane, la mollica grattugiata. Quindi pane raffermo. Pane raffermo. Poi abbiamo grattugiato. Ovviamente dipenderà dalla consistenza. Dalla consistenza del formaggio, sì, perché se il formaggio è fresco richiederà più pane e mettiamo comunque meno uova. Qui ne rompiamo un'altra. Quindi man mano si va aggiungere un po' di tasto, sì, e decidere cosa... La consistenza della polpettina. Che rimane comunque morbida? Non troppo morbida, perché altrimenti al momento della frittura esce fuori. Il pane, per esempio, lo faccio un attimino vedere, il pane è ben grattugiato. In modo sottile. È grattugiato, mentre questo qui, mentre tu lavori, io posso spiegare. Anche questo è sempre pane grattugiato, però tostato, quindi tostato. Molto fine, che serve per fare l'impanatura finale. Qui abbiamo messo il prezzemolo, mettiamo un pochino di pepe. Quindi man mano sta cambiando la consistenza. Non è più, diciamo, solida. Inizia a diventare solida. E quindi qui bisogna andare a testare, o di meno. Sì. Quindi partiamo da una certa quantità di pecorino grattugiato, sì, la consistenza giusta per la classica polpettina. Questo è un pane casereccio? Questo è un pane di Micoromito. Lo stellato che abbiamo, sì, sì. Quindi abbiamo delle polpettine stellate. Sì! Okay. Quindi già qui iniziamo a vedere che possiamo formare... Allora, questa è la consistenza, quindi è quasi finito. Sì. La consistenza è quasi pronta delle polpettine, quindi non ci vuole più uovo. No. Forse sarebbe meglio far vedere un po'. Sì. Adesso io comunque faccio una prova con la mano, quindi le impasto, sì, che le polpette, adesso che vado a prenderle con le mani, se vedo che richiede più un quindi altro adesso uovo, la consistenza si va... consolidare quella finale e poi fai una prova con la mano, sì. E se riesci a mantenere, sì, la passiamo nel pane grattugiato. Quindi una consistenza abbastanza, diciamo, duretta. Sì, sembra un po' come se fossero delle patate che sono state cucinate schiacciate. Sì. Cerchiamo di mescolare bene. Diciamo che questo lavoro lo possiamo fare anche con le mani, sì. Quindi adesso per una questione, diciamo... Vabbè, forse con le mani si riesce a capire la consistenza. Ok, quindi facciamo così. E come vi dicevo, questo è un piatto antico, povero, perché i nostri nonni...
all'epoca, non avendo tanto formaggio, allungavano questa ricetta con il pane, che se ne aveva un pochino di più, quindi diciamo che le porzioni erano meno formaggio e più pane. Oggi abbiamo fatto il contrario, quindi adesso andiamo a prendere una piccola parte, diciamo, di impasto, quindi, e andiamo a quindi a la formare è giusta. E la consistenza. Posso farla vedere? Sì, anche? sì. Vai, vai. Ah, quindi voglio far vedere un po' la consistenza. La consistenza adesso è perfetta. Sì. Riesce a non rompere, a far non rompere la polpettina. Quindi è importante, poi voglio far vedere all'interno, si riesce a vedere? Ok, insomma. E adesso lo passiamo. Più o meno così piccola. Sì, passiamo, sì. Ora, comunque, questa è una ricetta che non è ancora completa, perché poi andremo a preparare, a soffriggerla. Sì, andiamo a soffriggere queste polpettine e le mettiamo poi, una volta fritte, le buttiamo nel sugo, nella passata di pomodoro, e vanno consumate. Quindi molto molto semplice. Un sugo di pomodoro semplice. Semplice, sì. Abbiamo messo solo un po' di cipolla e carota, possiamo mettere un basilico, quindi dipende dalla stagione, sì, brava. Ok, noi siamo pronti per poter andare adesso a friggere. Sì. Ok, a dopo. Quando l'olio ha raggiunto la temperatura, queste polpette che abbiamo fatto vengono fritte, quindi buttate nell'olio. Le lascio sgocciolare un pochino e le butto nel pomodoro. Quanti minuti più o meno? Questo non ha bisogno di tanti, perché comunque è già 5-10 cotto. Minuti, sì, tempo. Tempo di, diciamo, lasciare insaporire la salsa di pomodoro con la polpettina.
È un bel colore, eh? Ce ne fanno. Si sarà forse cancelli. Buonissima.